spazio al jazz. È una manifestazione molto importante a Pescara, ha riscosso tantissimo successo, arriva anche quest'anno, ci sono delle novità. Sì, siamo arrivati alla 43esima edizione che ci pone come primo festival italiano in quanto a longevità, è uno dei più longevi anche in Europa. Quest'anno siamo tornati alla formula del 3+1, cioè del weekend finale in tre serate, con un grande evento in apertura. L'evento in apertura ovviamente è quello di Burt Bacharach, che è il più grande songwriter del mondo in questo momento. E poi per quel che riguarda le tre serate sono incentrate soprattutto sulla voce, da Bobby McFerrin, che è il più funambolico dei cantanti, che ha rivoluzionato la maniera di cantare, infatti io continuo a chiamarlo cantante ma in realtà è qualcosa di diverso. Mentre avremo una serata in esclusiva mondiale, l'omaggio ai 100 anni dalla nascita di Frank Sinatra e Billie Holiday. Per Funambolica il circo è un'arte pluricentenaria, quindi viene celebrata sempre, quest'anno cerchiamo di superare noi stessi. Riproponiamo al nostro pubblico fedele il Gran Gala du Cirque, che come ogni anno porta i nuovi vincitori del Festival di Monte Carlo, solisti del Cirque du Soleil, vincitori del Guinness dei Primati. Poi ripetiamo l'operazione con il tendone del circo al porto turistico, che l'anno scorso è andata benissimo, dove coproduciamo il primo spettacolo nato in Italia di fusione tra il jazz e il circo, è un varietà, si chiama The King of Swing. E poi abbiamo questa straordinaria serata di uno spettacolo che arriva da Broadway, uno dei 10 migliori spettacoli di Broadway, una compagnia canadese che si chiama Le Sette Dita della Mano, e chiaramente è un festival che integra le varie arti, quindi il pubblico è libero di scoprire i percorsi, l'affinità, i dialoghi attraverso il nostro cartellone.